Bene ragazzi, oggi sono qui per parlarvi di cosa mi è arrivato dalla Cina, questo dongle Bluetooth, e possiamo analizzare anche le specifiche tecniche. Quindi è un Bluetooth 4.0 compatibile con la maggior parte dei sistemi operativi. Qui elenca ovviamente fino a Windows 8, ma sono sicuro, anzi ora lo vedremo insieme, che funzionerà anche su Windows 10. Non supporta Mac OS X, da come viene definito, e in più ha diversi supporti D2P anche per le cuffie Bluetooth, quindi diversi altri formati. Ok, allora adesso lo spacchettiamo insieme, dato che ecco, è appena arrivato, quindi tempi un po' lenti perché sarebbe dovuto arrivare mese scorso. Oggi è il 27 ottobre, come potete vedere in data, e però è arrivato, ma per quanto costa, insomma, lo pagai 3 euro in offerta, è un ottimo prodotto secondo me. Ok, ora andiamo a vedere l'unboxing. Ok, avendo la mano un po' impegnata, dato che non ho nessun tipo di supporto, vediamo un po' se viene fuori. Eccolo qui, certo. Ok, eccola qui la nostra dongle Bluetooth, vediamo se riesco a mettervi a fuoco. Eccola qui, vedete? Quindi anche dichiarato che è un 4.0, è pratica, è piccolina, quindi scompare anche molto facilmente. Ok, ora andiamo ad inserire al computer. Ok, quindi prima volta che la inserisco, primo tentativo. Ogni volta per inserire l'USB è una parola. Ok, inserita, quindi eccola qui, viene riconosciuta immediatamente dal sistema operativo. Quindi questa ora funzionerà a tutti gli effetti come periferica Bluetooth. Io ho installato sul mio sistema Windows 10 File Creator Update, quindi ho l'ultima versione del sistema operativo di Windows 10. Come potete vedere, ecco, viene riconosciuta, quindi mi dà Bluetooth abilitato. Ora però andremo a collegare appunto le mie cuffie Bluetooth per vedere se verranno riconosciute. Allora, eccole qui. Abbiamo le cuffie della San Vito, prese su Amazon, ottima cuffia, quindi ve la consiglio, è una buona qualità dell'audio, se la trovate in offerta ancora meglio. Ma allora adesso andiamo ad aggiungere questo dispositivo, quindi vediamo Bluetooth. Vi ripeto che tutto ciò sta avvenendo in tempo reale, quindi ho appena spacchettato, inserito per la prima volta sul mio computer, quindi se c'è qualche sorpresa, insomma, la vedremo insieme. Eccole qui, quindi San Vito, io seleziono la mia periferica. Ok, mi ha segnalato ora la cuffia in capsula, mi ha segnalato che è collegato. Quindi ora il mio sistema Windows invierà tutto l'audio in uscita alle cuffie. Quindi ora se vado a verificare la sorgente audio mi dà San Vito, vedete? Quindi ora prendiamo in esempio le canzoni. Ok, ora faccio partire una canzone che ho salvato sull'hard disk, quindi metto play. Vedete che il volume del monitor è elevata, quindi è il volume c'è, però non si sente perché ovviamente è in cuffia. E riesco a sentirla perfettamente, quindi ora vi provo a farvelo sentire. Ok, penso si senta. Quindi direi che questo dispositivo è ottimo per quello che può. Cioè, per quello che costa, comunque prezzi contenuti, è un dispositivo che offre secondo me tanto, essendo poi un Bluetooth 4.0, comunque per ascoltare l'audio magari con il vostro computer fisso che non monta un Bluetooth di serie, è perfetto. Ovviamente ragazzi, ora volevo fare insieme a voi la prova per poter
inviare ad esempio una foto, comunque contenuti multimediali al mio telefono, quindi un vecchietto Galaxy S2 con una ROM Android 4.4, quindi una Lineage OS ufficiosa. Ok, ora proviamo, quindi andare tasto destro su una foto dei miei giochini su computer, quindi Forza Horizon per la cronaca, quindi invio a dispositivo Bluetooth. Ora, ecco, è stato riconosciuto immediatamente il Galaxy S2. Allora, vediamo se non gli do l'autenticazione, se me lo manda uguale. Allora, intanto lui la connessione. Vedete, ecco, ora è andato. Ha preso in automatico la connessione. Infatti mi chiede se voglio ricevere questo file. Quindi per limite di Android, che comunque blocca i file in entrata senza prima essere autorizzati dall'utente. Quindi ora accettiamo. E come vedete sta trasferendo anche ad un'ottima velocità. Parliamo di un file di circa 2 mega, come avete potuto vedere prima in descrizione. Perfetto, quindi sono 2 MB e 21. Ho ricevuto il file, ora provo ad aprirlo. Ecco, come potete vedere, il file è stato ricevuto. Ora, piccolo paragone quindi della foto. Eccola qui, la foto è stata ricevuta perfettamente funzionante e non dà problemi di caricamento e combacia perfettamente, risoluzione Full HD proprio come da origine. Quindi, per concludere, come vi dicevo, Windows 10 non è elencato nel supporto, ma vi posso garantire che funziona perfettamente, quindi indipendentemente dalla versione che installate. Io ripeto, ho installata la File Creator Update, quindi l'ultimissima versione che è uscita qualche giorno fa, in modo ufficiale. E quindi, che dire, io vi consiglio vivamente questo prodotto. Quindi è pratico, piccolino e anche di diversi colori se volete. Ora, ad esempio, è per la modica cifra di 3,46 euro ed è in offerta del 15%, potrete approfittarne se vorrete. Per ora è tutto e vi lascio alla pagina del prodotto. Mettete like se il video vi è piaciuto.